chiude con una sconfitta il 2021 del Pineto, che cade in casa contro un cinico Tolentino che si conferma bestia nera dei biancazzurri. La squadra di Mosconi espugna il Mariani Pavone grazie al gol partita di Nonni, capitalizzando una delle rarissime occasioni di un match tattico e avarissimo di emozioni. Torna al 3-4-3 Marco Pomante, che recupera Mesisca in difesa ma deve rinunciare a Paoli, fermato dal giudice sportivo. In mediana c'è Esposito, in avanti confermato il tridente con Minnozzi, Cardella e Barlafante. Mosconi lascia in panchina Capezzani e Severini e nel 3-5-2 arretra a Strano in difesa, fa spazio a Stefoni a centrocampo, mentre la coppia d'attacco è formata da Zammarchi e Padovani. Primo acuto del match al 16esimo con il solito Pezzotti che se ne va sul fondo e scarica al centro per Barlafante, che però di prima intenzione spedisce ampiamente fuori bersaglio. Le due squadre si danno battaglia a centrocampo col Tolentino che porta alto il pressing sui portatori di palla del Pineto e la gara che stenta a decollare. Per vivere un'altra emozione bisogna attendere il 21esimo, quando Domizzi apre per Pezzotti che insacca il diagonale all'angolino, tutto annullato però per posizione di fuorigioco dell'esterno biancazzurro. Fondamentali diventano quindi le palle inattive e dopo la mezz'ora al 31esimo, proprio sul corner di Padovani, la gara si sblocca con Nonni che svetta più in alto di tutti e di testa supera Mercorelli per la rete che vale l'1-0 in favore dei marchigiani. Nel finale al 45esimo Barlafante prova a pareggiare i conti col sinistro a giro dopo un'azione insistita, ma la sfera termina fuori di un soffio. Si chiude così il primo tempo sul parziale di 1-0 in favore della squadra cremisi. Il leitmotiv della partita non cambia nella ripresa, col Tolentino che chiude bene tutti gli spazi facendo faticare oltremodo la squadra di Pomante che non riesce ad esprimersi. Il tecnico biancazzurro inserisce quindi forze fresche in avanti gettando nella mischia Ciarcelluti e Del Mastro per Minnozzi e Barlafante, ma nei primi 20 minuti da segnalare solo un corner di Pezzotti direttamente in porta con Bucosse che esce in presa alta e fa sua la sfera. Al 24esimo 15 prova della Quercia da fuori, ma la sua conclusione diretta in porta viene ribattuta. La gara scivola via senza emozioni col Pineto che prova a recuperare, il Tolentino che si chiude alla perfezione. Al 40esimo corner per Cardella sul primo palo, ma l'attaccante è impreciso e spedisce fuori. 5 minuti più tardi al 45esimo Minincleri apre sulla sinistra per Pezzotti, il sinistro in area dell'esterno e la deviazione sul primo palo della difesa cremisi che si salva in corner. Termina così con i marchigiani che fanno bottino pieno e agganciano la zona playoff, superando in classifica proprio un deludente Pineto, per cui la sosta natalizia arriva nel momento giusto e dovrà servire a una seria riflessione in casa biancazzurra sulle ultime altalenanti uscite per ripartire nel 2022 con un altro piglio. Non mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale della mia squadra, perché avevo chiesto che giocavamo con una squadra organizzata che giocava molto sulle seconde palle, una squadra che ti aggrediva e non ti voleva far respirare. E l'atteggiamento che non dovevamo avere è proprio quello che abbiamo avuto i primi 20 minuti, subito dopo il gol loro. Abbiamo cambiato atteggiamento dopo il gol loro. E una squadra come la nostra non me l'aspetto, perché si possono sbagliare i passaggi, si possono sbagliare partite a livello tecnico, però l'atteggiamento non lo puoi sbagliare, perché in queste partite conta la cattiveria, conta la concentrazione. Poi è normale, una volta che si è passati in svantaggio, è normale abbia fatto il gioco loro, perché giustamente loro giocavano dietro la linea della palla, hanno difeso come si deve, noi abbiamo creato quelle occasioni per fare gol, non siamo stati lucidi negli ultimi 30 metri, nell'ultima scelta, un po' sfortunati in qualche rimpallo. Però è normale che l'atteggiamento iniziale non mi è piaciuto, perché ho chiesto proprio il contrario alla mia squadra. E contro una squadra come il Tolentino, se sbagli l'atteggiamento è una squadra che ti fa male. Però, come hai detto tu, è vero, dobbiamo essere più veloci e indirizzare palle in avanti, perché a volte non c'era giocata, non si poteva giocare la palla, dobbiamo indirizzare la palla subito sulle punte ed accorciare, e perdiamo troppo tempo, perché è vero, però dispiace perché volevamo continuare con risultato positivo, perché dopo la vittoria di Chieti ci tenevamo a fare una bella vittoria oggi, perché vincere oggi per noi era troppo importante, perché mettiamo da parte tutto il momento negativo. Sì, siamo partiti bene, il primo tempo abbiamo fatto meglio noi e loro hanno fatto meglio il secondo tempo. Abbiamo capitalizzato l'unica occasione, tra virgolette, importante, poi gli ultimi 5 minuti dobbiamo fare meglio in ripartenza. Però nelle comunità della squadra, tra virgolette, loro sono stati pericolosi sulle missie, non hanno fatto mai un tiro in porta, tra virgolette, pericoloso. Abbiamo fatto una grande fase difensiva,
e alla fine con l'umiltà, lottando su tutti i palloni, cercando di aiutarci tra di noi, abbiamo portato a casa una vittoria importante e tra virgolette anche meritata. Noi eravamo feriti dalla partita di San Benedetto di domenica scorsa, che siamo mancati nelle caratteristiche nostre, nella ferocia, nel contatto fisico, siamo mancati in quello. Oggi magari ci siamo ritrovati sotto questo punto di vista, non abbiamo fatto una partita eccessa a livello tecnico, però come approccio, come voglia, come attaccare alto, come raddoppi, come attenzione e coraggio, abbiamo fatto una buona partita.